Benvenuti a Giro Giro Tanto. Ci troviamo a Pietranico, un paese che con i suoi quasi 600 metri di altezza domina tutta la Val Pescara. Qui si snodano vigneti, uliveti, frutteti e campi di grano che delineano un paesaggio unico e vitale. E qui stasera, in occasione dei festeggiamenti per la Madonna della Croce, assisteremo ad un'altra spumeggiante tappa del Roba da Matti Summer Tour di Vincenzo Olivieri. E noi di Giro Giro Tanto invece vi condurremo per mano alla scoperta di un paese unico che per posizione, arte e territorio vanta già più di un primato e che affida alla terra fertile e rigogliosa la sua bellissima storia. Noi ve la racconteremo tra pochissimo. Un Giro Giro Tanto. Siamo in un luogo simbolo di Pietranico, da cui ha inizio tutta la sua storia, una storia di arte preziosa e di terre rigogliose che ci facciamo raccontare dal professor Alfonso Creato, ex vice sindaco di Pietranico, ma soprattutto grande appassionato, anzi innamorato di questi luoghi. Buongiorno professor Creato. Buona giornata a voi, grazie per essere venuti a Pietranico. Perché questo luogo è così importante per Pietranico? Questo luogo è stato sempre importante perché queste pietre che noi adesso ne vediamo una sola, però sin dall'antichità ha parlato a tutto il territorio per la sua maestosità. Inoltre, intorno proprio a questa pietra è che è stato fatto l'incastellamento nel 900 d.C. dai abati dell'abbazia di San Clemente, che hanno riorganizzato tutte le persone del territorio portandole in questo incastellamento. Circa 50 fuochi furono fuochi, voleva dire il gruppo familiare che la sera si dormiva nei boschi accanto al fuoco. E che venne portato qui a scopo difensivo, perché ricordiamo che Pietranico ha una posizione privilegiata e anche l'etimologia stessa della parola Pietranico ha molto a che fare con le pietre alle nostre spalle, vero? Sì, potrebbe derivare sia da pietra nica, nica niche. Ancora oggi vuol dire piccolo piccolo, e qui accanto alla pietra grande che vediamo ce n'era una piccola, oggi demolita purtroppo. Sopra le due pietre fecero la torre d'avvistamento. Un'altra etimologia potrebbe essere pietra inequa, pietra ineguale, perché tra Pietranico e le colline intorno ci sono molti massi grandissimi, chi più grande e chi più piccolo. Siamo scesi dal nucleo originario, ci troviamo alle porte di accesso della città sotto l'unica porta rimasta in piedi, che è la porta della terra, vero? Sì. Alle spalle di questa porta tutto l'incastellamento. Sì, in pratica in caso di attacco, in caso di pericolo o comunque la sera, tutte le popolazioni potevano entrare, trovare rifugio dentro e diventare anche loro elemento di difesa. Il problema maggiore potevano essere i pirati che risalivano il Pescara con i barconi addirittura fino all'odierna Popoli. Quindi chiuse queste porte c'era una società
intanto le popolazioni erano assolutamente difese e diventavano, come diceva lei, difensori a loro volta, ma all'interno di queste porte si creò anche una società assolutamente evoluta, strutturata, vero? Esatto. Sono due parole che danno lo specchio di questa società all'interno, soprattutto dopo il 1300. Dal 1300 al 1600 Pietranico diventò non solo un paese ricco grazie alla coltivazione della vite, grazie alle coltivazioni, ad una economia complessa con tanti animali da cortile, eccetera, ma per esempio ebbe gli statuti di Pietranico del 1500, che erano delle leggi modernissime, e da lì vediamo quanto fosse, diciamo così, bello vivere qui dentro. Ognuno il sabato doveva pulire le strade, la piazza, per quanto era larga la propria casa, tutti alla stessa ora. Erano stabiliti i giorni di lavoro per le varie stagioni, per gli operai, gli stipendi, e possiamo andare avanti. Andiamo avanti. Siamo arrivati di fronte ad una delle importanti chiese di Pietranico, la chiesa di San Rocco. È una chiesa costruita nell'Ottocento grazie alla Congrega, un'associazione umanitaria religiosa che riceveva donazioni, però si preoccupava anche dell'assistenza dei troppo poveri, della sepoltura per esempio di coloro che non avevano fondi, eccetera. Quindi nasce da uno scopo assistenziale, però al suo interno, all'interno di questa chiesa... Attualmente è diventato piano piano un bel contenitore di opere d'arte. Ce ne sono di importanti, andiamo a dare un'occhiata. Questa è una delle opere più importanti, la Madonna in trono di Pietranico, famosissima. È una Madonna famosa, ha altre cinque sorelle in Abruzzo. Tutte quante hanno la stessa posizione su un trono, ecco perché Madonna in trono. Tutte hanno degli abiti lussuosi e tutte quante guardano il bambino che è sulle ginocchia. Quindi questa Madonna è stato il simbolo dal 400 al 600 della mamma che aveva cura del figlio. E questa è una delle sorelle che aveva anche lei un bambino sulle ginocchia, vero? Esatto, è andato perso, ma anche lei aveva il bambino sulle ginocchia. Lei non è più colorata perché ha avuto tante vicissitudini nella sua lunga storia. È vero, infatti potremmo dire che questa importante opera ha girato il mondo. Ha girato il mondo, ma è tornata a Pietranico. Allora, purtroppo nel 1915, quando questa statua era in una vecchia, nella chiesa principale di allora, per un terremoto, il terremoto di Avezzano, la chiesa fu danneggiata, anche la statua fu in parte danneggiata, e venne portata nel 1930, dopo un po' di anni che era stata nei magazzini di Pietranico, venne portata al Museo Calore dell'Abbazia di San Clemente. Poi venne portata all'Aquila e rimase ancora in magazzino. E quando venne ripresa dal magazzino per essere esposta al Castello dell'Aquila, al reparto di arte sacra, si erano dimenticati di dove era questa Madonna. L'avevano attribuito
come l'avevano chiamato, Madonna di Civita Retenga, ma alcune persone di Pietranico che avevano saputo di questa Madonna si misero alla ricerca, la ritrovarono e fu riattribuita a Pietranico, ma il terremoto 2009 distrusse la statua. Per fortuna passa all'Aquila, dove stava una cassetta con questi pezzi, un italo-americano che si intenerisce di fronte a questa Madonna in pezzi, raccoglie i fondi in America e l'Università di Pisa, sotto la guida della restauratrice Sonnino, ricostruiscono pezzo pezzo tutta la statua e per ringraziamento, dopo la ricostruzione della statua, la Madonnina di Pietranico è andata al piccolo museo italiano di New York. È rimasta a New York, poi è tornata per un anno, sì. Poi è tornata a Pescara alla Casa d'Annunzio. E poi finalmente l'abbiamo riportata a Pietranico. La Madonna è tornata a casa. Invece questa croce argentea splendida risale al 1400, vero? Esatto, è di scuola sulmonese, testimonia quale raffinatezza avessero nel nostro territorio i lavoratori dell'oro, dell'argento. È una croce bifronte e ogni fronte della croce ha i simboli di tante, per esempio da una parte qui ci sono i quattro evangelisti, ma soprattutto a noi interessa che testimonia la ricchezza di Pietranico, che si poteva permettere una Madonna in trono, si poteva permettere una croce d'argento nel 1400 e nel 1500. E poi vedremo anche perché poteva permetterselo. Alle mie spalle c'è invece un dipinto dedicato all'Annunciazione, che è un ospite dalla chiesa della Madonna della Croce, che ha avuto qualche problemino con il terremoto. Vero? Con il terremoto del 2009 ha avuto dei piccoli problemi, poi il secondo terremoto ha avuto altri problemi, abbiamo dovuto togliere quest'opera perché era in un'ala un pochino a rischio. Però è una delle annunciazioni più belle d'Italia. Sulle mani, forza! Ehi! Insieme a luci di periferia, zampate della vita sugli miei ossa. Sei più sincera quando dici una bugia. Sull'asfalto cosa una luna fila per tagliare i fili che legano le stelle. Sono fuori una latina vuota, scopro che hai lasciato gli occhi sulla mia pelle. Resti mia perché di sempre mi divento la mia voce incollata sulla striscia bianca della miseria. Gli occhi come due pezzi di vetro, non sei come ti credevo io. Un altro treno mi ruggisce dietro, ma perché hai fatto il mondo così triste, Dio? Apri si sono i lati della strada, mi contano canto il buio se l'inghiotte. Io l'ho arrabbiato come un pugno allo stomaco che mi frigge nella notte. Vivo un lampo di fuoco rosso per tutto questo amore che io non posso più, voglio andare via. I piedi chiedono dove magia, tanto non ti perderò perché tu non sei stata mai mia. Voglio andar via da qui.
scippassi e poi voltassi l'ultima volta e via. Scegli di nuovo, farmi una faccia allegra per il prossimo carnevale. Un dolore freddo come un rasoio, per un altro giorno che nasce muoio. Abbiamo cambiato decisamente scenario, questa volta abbiamo Pietranico alle nostre spalle, ma siamo anche qui in un luogo davvero importante, cruciale direi, quello delle vasche rupestri. Noi abbiamo visto prima che Pietranico, insomma, era necessariamente un luogo molto florido, dove c'era tanta ricchezza, lo abbiamo visto dalle opere che abbiamo potuto osservare. Questa ricchezza ha molto a che fare con queste vasche rupestri, vero? Esatto. Questa ricchezza derivava principalmente dalla coltivazione della vite, derivava dall'olio, derivava da una organizzazione sociale molto efficiente e anche familiare molto efficiente. La vasca rappresentava un metodo per ridurre il lavoro, per ottimizzare il lavoro. Le uve potevano essere lavorate direttamente sul terreno. Quindi spieghiamo che queste vasche rupestri servivano principalmente a tutto il processo di vinificazione, di lavorazione, esatto, delle uve, sì, in primis. Sì, la pietra ha degli elementi, prima di tutto è quasi gratuito, la trovavano direttamente sul campo, bastava modellarla, scavarla ed era pronta per uno strumento di lavoro eccezionale. Secondo, la pietra non assorbe odori e non dà odori.
finita la lavorazione dell'uva, si lavava, l'anno dopo la lavavi e era pronto per la lavorazione, mentre le attrezzature di legno potevano prendere odore di muffa, erano termicamente perfette come la pietra. La pietra non si riscalda, ci mette molto tempo per riscaldarsi, molto tempo per raffreddarsi. Con gli animali veniva portato alla cantina del paese solo il mosto, addirittura si facevano fermentare le uve dentro alle vasche. Le vasche, come vedremo, ce ne stanno alcune molto più elaborate di questa bellina. Quante ce ne sono qui a Pietranico di vasche rupestri? Quelle censite sono 7. Ma quando vuoi io ti porto anche ad altre vasche, non ancora. Ah, ci sono anche degli scoop. Intanto andiamo a vederne un'altra. Ci siamo spostati da Contrada Vasche a Contrada Caprera, dove troviamo una seconda vasca rupestre che ci può forse illustrare meglio tutto il processo di vinificazione, vero? Sì, questa è una vasca più complessa come struttura ed è anche, credo, la più vasta, la più grande delle 6 che sono censite. Abbiamo la prima vasca dove veniva la prima pigiatura e la prima, in pratica, la prima pigiatura, il mosto usciva da quel rivolo scavato nella roccia e andava ad una vaschetta di raccolta in quell'angolo lì. Quando c'era stata la prima spremitura, tutte le vinacce venivano passate alla seconda vasca, nell'altro contenitore che serviva per la fermentazione. Il contadino a occhio, non c'erano gli strumenti di oggi per misurare la gradazione, ma l'occhio del contadino sapeva quando doveva svinare, quando era pronto, aveva fermentato abbastanza, c'era la torchiatura. Ho dimenticato di dire che sopra ogni vasca c'era un pagliaio grande che era fatto di legno e chiaramente dal 1680, ma le altre possono essere anche di centinaia di anni prima o di qualche centinaio di anni dopo. Come si può vedere, le vasche sono integre. Professor Creato, io la ringrazio tantissimo per questo excursus variegato che abbiamo fatto parlando di arte, di territorio, di cultura e di identità di questo paese piccolo ma a quanto pare dalla grande storia. Grazie infinite. Grazie a voi che siete venuti a Pietranico e quando qualcuno vuole venire a visitare Pietranico sarò proprio felice, sono pensionato, quindi sarò felice di accompagnarli. È molto gradevole ascoltarla, grazie. Pronto? Pronto, buonasera, parlo con... mi hanno dato il numero di una certa Luciana, e lei? No, le immagino che non sia. Sì, che parla? Ah, buonasera, senta, io sono il dottor Venunzi e parlo la chiamo da Roma. Io ho avuto il suo numero tramite, diciamo, conoscenze, perché io domani dovrei venire a Pesco Sansonesco nel suo ristorante per fare una cena, diciamo, molto segreta, perché avverrebbe un incontro al vertice fra due politici di spicco. Ora abbiamo scelto... scusa un attimo, ci faccio parlare perché... Grazie. Siamo fuori. Ah, e lei non... grazie, mi faccia parlare perché evidentemente vediamo un po' se si può risolvere. Sì, sì. Grazie. Pronto Luciana? Buonasera.
Buonasera. Ah, buonasera, senta, io la chiamo da, diciamo, dal Parlamento italiano e praticamente sono il delegato di una commissione che si deve riunire domani sera a Pesco Sansonesco nel suo locale. Abbiamo scelto il suo locale perché c'è qualcuno che lo conosce e sa che è molto discreto e soprattutto si mangia bene. Loro volevano fare questa riunione al vertice, se non le posso fare i nomi, ma si tratta di persone molto in vista, sarebbe un vertice importante fra probabilmente il Presidente del Consiglio, Beppe Grillo, poi ci dovrebbe essere anche il... Guardi, adesso forse lei non mi sta capendo, è chiuso, voi state fuori. Perfetto, e infatti per quello ci serviva un locale segreto chiuso per ferie, perché noi dovremmo venire in segreto, già stiamo scavando praticamente un tunnel per arrivare direttamente dentro il ristorante sfondando proprio sotto il pavimento, quindi perché non possono farsi... No, guardi, non rida perché è una cosa importante, guarda, abbiamo fatto... Guardi, se lei torna non si pentirà, perché veramente di vacanze a Salento le può fare poi fino a quando vuole. Perché noi paghiamo molto profumatamente, perché per questa cosa abbiamo stanziato una cifra non indifferente, che va dai 27.000 ai 30.000 euro comprese le spese. Quindi se lei pensa di tornare domani mattina ci mettiamo d'accordo, perché il vertice avverrà domani sera verso le 22. Sì, ma non è possibile farmelo sapere adesso. No, è possibile proprio perché lei non lo deve dire a nessuno e non si azzardi a telefonare a nessuno, non lo dica a nessuno, chiaramente c'è il segreto di Stato. E quindi poi verranno quelli dei Nox a prenderla con l'elicottero e la riporteranno no, no, questa non è... Guardi, allora, io sto chiamando, come vede, con un numero visibile, altrimenti se fosse una bufala sicuramente telefonerei con un numero, diciamo, criptato. Io lo sto chiamando qui dal Ministero degli Interni già sono partiti, ripeto, le squadre che stanno scavando per arrivare sotto al ristorante. Lei c'ha una botola sotto, c'ha una cantina? No, ma c'ho una botola, non c'ho una cantina. La facciamo noi, non si preoccupi. Poi altrimenti se lei non viene noi sfondiamo di nostro, entriamo noi e ci arrangiamo, perché abbiamo scelto ormai quell'obiettivo e quello è. Lei se è disponibile nella mattinata... Ecco, come è arrivata lei ritorna, noi ce la guardi, noi con l'elicottero ci mettiamo. Lei dove sta in questo momento? Noi siamo a mattinata. In mattinata infatti avviene questa cosa. Domani mattina noi veniamo a mattinata, in mattinata, e la riportiamo in serata. Cioè nel senso, quando finisce il vertice, in nottata di domani la riportiamo. C'è bisogno... Ma suo marito è anche il cuoco? Come funziona? No, la cuoca sono io, mio marito... Ah, fa tutto lei. Allora lei lasci il suo marito là. Farà delle cose, delle vacanze dorate, perché veramente dopo che facciamo questo vertice può stare in vacanza veramente 4 anni lì. Ci ricompriamo anche il villaggio se vuole, e poi il Presidente del Consiglio è di quelle parti, quindi... Però sarebbe il Presidente del Consiglio di queste parti, però io non ci sto. Non le posso fare niente. Guardi, allora noi entriamo con la forza, se mi permette. Lei ritroverà un po' tutto sotto sopra, però cioè, noi usiamo un tavolo, 5 sedie, e il frigorifero, perché poi Beppe Grillo beve solamente acqua. Presente il consiglio. No, noi siamo lo Stato e quindi entriamo dove ci pare. Entriamo nelle tasche degli italiani, figuriamoci se entriamo dentro un locale. No, no, scusi, aspetta, lei conosce, no, la chiamo non così a caso, perché Andrea, Tonino, Antonietta e Gianluca, che sono suoi amici, stanno già con noi, li abbiamo sequestrati e li abbiamo portati qui davanti, siamo davanti al ristorante. Ma io non ci ho gli amici con questo nome. Ivo, non lo conosce, Ivo, Andrea, Tonino? Ivo, mi sta facendo scherzo. Se la bocca aperta proprio, Siamo qui a Pietranico, questo è uno scherzo, sono Vincenzo Olivieri, un applauso a tutti presenti in piazza, vai! 1, 2, 3! Luciana, vuoi dire qualcosa ai tuoi amici che ti pensano intensamente, come vedi, e ti fanno anche preoccupare? Gli vuoi dire qualcosa? Ti stanno ascoltando. Che ti strozza, ha detto, mo che ritorna, va bene? Invitala a mangiare qualcosa e mettilo Guttalax, così va bene. Ci vediamo quanto sono ottobre, se a trovare vi faccio
faceva fratella cinghiale. E allora, allora se permetti vengo anche io, se permetti vengo anch'io, va bene? Grazie, buona vacanza, saluta tuo marito e scusate l'orario. Ciao, grazie, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. AutoEpi, un viaggio lungo 60 anni. Siamo a Pescara, in via Tiburtina 326 e a Lanciano, in contrada Villa Martelli 295. Questo bosco di querce secolari circonda e custodisce i preziosi vigneti di Rosa Rubra, azienda vinicola abruzzese che coltiva le sue uve proprio qui a Pietranico, in questa oasi incontaminata, e lo fa seguendo un approccio biologico e biodinamico. Per scoprire meglio cosa questo significhi, io chiedo di raggiungermi a Ennio Tiberio, il viticoltore di Rosa Rubra. Prego Ennio, che si prende cura maniacale ogni giorno di questo terreno. Buongiorno Ennio. Benvenuta. Ma grazie a te di averci aperto le porte di questo paradiso. Allora, per capire un po' meglio, iniziamo da lontano. Cos'è la biodinamica? Cosa significa adottare un'agricoltura biodinamica? Bene, la biodinamica è un metodo di lavoro che fa riferimento all'antroposofia e nasce nel 1924 per merito di Steiner, era un filosofo e anche scienziato. In questo metodo di lavoro si ha un grandissimo rispetto dei cicli stagionali, delle fasi lunari quanto è possibile, non c'è nessun uso di concimi chimici, si possono curare le piante, i vigneti solo con alcuni mezzi a disposizione della biodinamica, che sono il 500, 501 e cumulo biodinamico, e a volte si può usare delle tisane o dei macerati di piante officinali. Ma la biodinamica è considerata un'evoluzione dell'agricoltura biologica, ma quali sono le principali differenze tra biologico e biodinamico? Grosso modo ce ne sono due, secondo me, di differenze, che nella biodinamica si ha sempre una visione olistica in tutto quello che si fa, mentre nel biologico un po' meno. Poi un altro aspetto che potrebbe essere diverso è che nel biologico, come nel convenzionale, si tende a curare l'effetto, non la causa, mentre nella biodinamica si cura sempre, si cerca di capire qual è la causa di un problema, quindi si agisce a monte. Nel biologico non si dice, cioè nel biodinamico non si dice mai ho un problema sulle piante, ma quando ho un problema è a monte sul terreno, si ha una cura maniacale del terreno. Potremmo dire che si punta più sulla prevenzione, assolutamente, sì, creare le condizioni affinché venga fuori poi il miglior frutto possibile. Si lavora solamente sul terreno, si costruisce il terreno, si nutre il terreno, e quindi una volta che il terreno è sano, è nutrito, è pieno di biodiversità in senso di batteri, enzimi e quant'altro, la pianta assume la resilienza, quindi la resistenza a malattie, ha più resistenza alle malattie esterne, fungine e batteri. Possiamo parlare davvero di biodinamica senza tirare in ballo la biodiversità, e oggi noi la biodiversità, che in questa azienda è davvero ricchissima, la osserveremo con i nostri occhi in un tour speciale che Ennio ha preparato per noi, vero? Vero, Ennio. Passeggiando attraverso questo bellissimo vigneto di Montepulciano biodinamico, ci avviciniamo alla prima tappa del nostro tour.
ci dai un'anticipazione? Assolutamente sì, è un albergo per insetti. Ed eccolo qui il nostro albergo per insetti, un vero hotel a 5 stelle per i nostri amici, per ricreare il loro habitat naturale. È assolutamente vero. Dunque, questo è un albergo per insetti strutturato in diversi comparti e ogni comparto tende ad ospitare alcuni insetti. Ci sono la prima struttura, quella in basso con i fori, e di solito è utile per le api solitarie. Invece dove c'è quella corteccia di solito vanno le forbicine, zona con la paglia e zona con le pigne, di solito vanno a riprodursi le coccinelle. In quell'altra zona dove ci sono quei legnetti ci sono dei ditteri, che sono delle mosche piccole che loro fanno un servizio migratorio importante, e anche lì dove ci sono quei forati, in sostanza anche lì si operano altri insetti utili. Ecco, qual è l'utilità principale di queste strutture? Dunque, questa struttura, l'albergo per insetti, come tante cose che abbiamo qui in tenuta, è utile per creare biodiversità, per controllare gli insetti, noi facendo monocultura in prevalenza, per controllare insetti dannosi, quindi si crea una sinergia, un equilibrio tra insetti utili e quelli dannosi, e quindi si interviene di meno con gli insetticidi e quant'altro. Quindi dando la possibilità agli insetti di stare nel loro habitat naturale, quindi di moltiplicarsi in tranquillità, riusciamo anche a creare un ambiente che riesca a contrastare gli insetti dannosi. Esatto. Si crea un equilibrio, quindi noi non interveniamo pochissimo o niente. Seconda tappa importantissima del nostro tour biodinamico, le piante officinali che vedete alle nostre spalle. Ennio, perché sono così importanti? Sono importanti per molteplici aspetti. Uno su tutte, per la questione che loro ci sono delle fioriture a scalare, e per le nostre api sono importantissime, perché loro, nutrendosi del nettare e del polline di queste piante officinali, ne beneficiano anche loro, hanno un effetto balsamico anche per loro. E poi abbiamo un altro aspetto che è importantissimo: noi ci facciamo, siccome sono in prevalenza tutte labbiate, ci facciamo un distillato, l'idrolito, che usiamo per fare i trattamenti sui vigneti, e quindi è una sorta di tisana. Uno cocktail rivitalizzante, esatto. Potremmo dire così, esatto, per le piante. Esatto, lo usiamo ancora anche per questo aspetto qui. E poi non per ultimo come importanza, le potature di queste piante officinali, noi ne facciamo un compost, che in primavera faremo un compost tè, in sostanza metteremo come una sorta di tè, e questo tè ci faremo sempre dei trattamenti sui vigneti. Quindi diciamo che le piante officinali conosciute fin dall'antichità per le loro virtù curative continuano anche oggi ad esercitare la loro funzione medica in tenuta. Nel modo più assoluto, sì. Ed eccoci arrivati a una tappa fondamentale, quella che illustra l'ampio apiario presente qui in tenuta, un apiario che è stato ideato fin nei più piccoli dettagli proprio da Ennio, vero? Eh sì, è una cosa che mi appassiona tanto, allevare le api. E qui abbiamo 40 arnie e abbiamo diverse tipologie di allevamento. L'arnia standard, che è la Datanblatt, che sono quelle cassette rettangolari. Abbiamo un'apicoltura sostenibile, si chiama, che è questa qui, che è una top bar dove le api possono costruire in modo naturale senza dargli il telaino, come invece succede invece lì, si danno dei telaini già prestampati, già precostruiti. E poi ho pensato di creare, visto che siamo in un'azienda vitivinicola, di creare una botte modificata all'interno, l'ha chiamata Api Bacco, per così, mi per giocare un po'. Bellissimo nome. Senti, ma perché è così importante la presenza e l'allevamento delle api in una tenuta biodinamica come questa? Come principio Steiner diceva che in un'azienda biodinamica, essendo un organismo, ha bisogno di tre animali essenziali: l'ape, il lombrico e la mucca. Spieghiamo perché. L'ape perché comunque crea diversità vegetale, perché con l'impollinazione aumenta sempre le spese vegetali. Poi c'è una piccola sfumatura, le api nel loro volo rilasciano delle piccole gocce di acido formico sull'ambiente, e questa è una sottilezza, aiuta le piante e il vegetale a svilupparsi meglio.
E poi c'è un altro aspetto: per noi questa apiario è una garanzia che non facciamo uso di pesticidi, perché abbiamo un apiario a ridosso dei vigneti. Questa è una garanzia che non facciamo uso assoluto di qualsiasi tipo di pesticidi. Quindi possiamo dire che in generale, dove vediamo svolazzare le api, possiamo intuire che si tratti di un ambiente salubre? Assolutamente sì, quando in un luogo le api stanno bene vuol dire che tutto l'ambiente è in salute. Siamo arrivati all'ultima tappa del nostro mini tour biodinamico, mini perché ci sarebbero tantissime altre cose da dire, da mostrare di questa azienda così all'avanguardia in termini di sostenibilità. Voi avete anche ottenuto di recente, oltre alle certificazioni biologiche e biodinamica, anche quella della Biodiversity Friend, vero? Sì, la World Biodiversity è veramente la certificazione che più ci rende orgogliosi, perché è una certificazione che premia le aziende che impattano di meno, che fanno tanto per la sostenibilità, fanno recupero di razze di animali in via di estinzione, lavorano sulla biodiversità in tutto tondo. Infatti noi siamo proprio in un'area in cui ci sono gli animali da cortile, tra cui anche alcune specie a rischio estinzione, vero? Sì, sì, quindi sono animali da cortile molto molto rare, a rischio di estinzione. Abbiamo la cocincina nana, quella che abbiamo vista qui, abbiamo un pollo Nagasaki, che è il secondo pollo più piccolo al mondo, una padovana che se ne ha origine dal 1300, un presidio slow food, e un'olandese nana dal ciuffo. Che ora sono a riposo. Sono questo a riposo. Bene, siamo arrivati alla fine della nostra passeggiata biodinamica, alle nostre spalle sta iniziando un tramonto da cartolina. Io, Ennio, ti ringrazio davvero di cuore per averci fatto capire qualcosa in più sul complesso ma affascinante mondo della biodinamica e averci aperto le porte di questa meraviglia. Grazie a te e all'azienda, grazie di cuore. È stato un piacere, anzi io ringrazio voi. Pronto, buonasera, volevo parlare con Nicole cortesemente, né? Volevo parlare con Nicole. Nicole, per cosa? Volevo parlare di un fatto lavorativo. Io sono il dottor Eugeni di Torino e ho comprato una casa su segnalazione di Nicole e l'agenzia immobiliare. Ok, va bene. Guarda, puoi chiamare se mai domani? Domani è impossibile, né? Perché io ho questo problema che devo risolvere entro questa sera. Hai un problema da risolvere questa sera? No, niente, provo a passare, però non penso che... Perché? Cosa sta facendo? Provo a passare, dai. Grazie. Prego. Prego. Pronto? Nicole? Sì? Buonasera, io sono il dottor Galup, la chiamo da Torino. Io ho comprato tramite una sua segnalazione, diciamo tramite la sua inserzione, una casa sul Asset Rilevante, né? Asset Rilevante? Sì. Quale? È una villetta a schiera che praticamente io ci sono andato ad abitare, ma mi ha telefonato il vicino e dice che praticamente è successo che si è allagato e che praticamente andando da quello non sarebbe un problema, né? Perché ho il mio cugino che fa l'idraulico. Il problema è che andando a scartabellare un po' le carte ha trovato delle irregolarità sul piano regolatore. Ma chi l'ha fissata, scusi? No, io l'ho comprata. E con chi? Con lei. No, con me no. Eh sì, io mi ricordo lei. No. Nicole, come? So tutto di lei. Aspetta, Levante proprio no.
Sarà stato a Sestri Ponente. Neanche. Io so a Sestri. Allora con chi ho parlato? Mi scusi. Mi dica il tuo nome allora, così non io... mi ricordo, ma lo so cosa ho venduto, sinceramente. Allora, io mi chiamo Ingegner Galup, faccio i panettoni. Con me non ha comprato niente, guardi. Oh, guardi, mi sembra strano perché io so tutto di lei, anzi pensi che quest'estate volevo venire a Pietranico per incontrarla, perché già avevo dei problemi che mi si era tappata la canna fumaria. A Pietranico? Sì. Le ha comprato casa a Sestri Levante? Eh sì, però io sapevo che lei stava a Pietranico, volevo raggiungerla per, per farle vedere appunto che ho avuto già problemi con la canna fumaria. Guardi, io non ho venduto niente. Allora cosa fa? Lei fa l'agente immobiliare e mi ha venduto una casa e adesso dice, io ho la firma sua, Nicole Farchioni. Sì, guardi, adesso le faccio un WhatsApp. Uè, Antonio, gli fai un WhatsApp alla signorina, per favore? Sa che è il turno di fabbrica. Sì, ho preso un operaio che adesso le fa, io non sono capace di fare questa cosa. E adesso le faccio un WhatsApp della fotografia della firma. Sì, aspetto. Sì, aspetti un attimo, intanto le canto una canzone. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontano, tutta d'oro piccinina, dite domine Milano, su di te si vi la vita. Gliel'hai mandata Antonio la foto, dai! E fai in fretta, che? Allora. Si sta mai con anima. Questo è bello, no? Pronto? Pronto? Sanremo? Pronto? Sanremo? Sanremo famosi. Sanremo famosi, no? Ma, allora, innanzitutto lei mi parli due toni più sotto perché sta parlando con l'intendenza di finanza. Noi facciamo queste telefonate ultimamente perché dobbiamo capire qual è diciamo la partita IVA in base alla quale. Allora senta, lei conosce Ilaria? Ma lei l'ha preso però? Infatti, allora, lei conosce Ilaria ed Alessandro? No, mi fa parlare. Scusi, sì. Perché se no andiamo avanti e non risolviamo niente. Allora, lei l'ha preso? Che cosa ho preso? Guardi, mi è piaciuto molto, peccato che sono i bambini, non posso andare oltre. Guardi, purtroppo, guardi, lei è un po', diciamo, lei non sa che questa telefonata è stata registrata ai fini molto dell'articolo. Bene, molto bene, allora facciamola diventare virale, così divertiamo tutti. Bravo, allora faccio diventare virale perché noi più virale di questo non posso fare, siamo in piazza davanti a 2000 persone. Sì, le faccio fare una... Sì, le faccio fare un applauso da 2000 persone che sono qui. Vai ragazzi, un applauso al ragazzo! Uno, due, tre! Oh capè, mi passi Nicole per favore, che qui ci sono degli amici, hanno fatto uno scherzo telefonico, siamo in piazza. Non te la faccio, Nicole, non te la faccio. Ehi, a me, scusa, vieni a parlarci tu, che sennò nessuno... Daniele! Filaria! Come Ilaria? Sì, è uno scherzo, stai in piazza. Scema di merda. Mi passi Nicole per favore, fare l'ulti, non te la faccio. Dai, dai. Ma brutta deficiente. Nicole, ciao, sono Vincenzo Olivieri e qui praticamente siamo in piazza a Pietranico, ti faccio un applauso a tutti i presenti, vai! Questo scherzo lo potrai rivedere anche in TV, poi ti faccio sapere quando. E naturalmente ci saranno un sacco di bip perché il tuo ragazzo, non so chi sia quel soggetto, ha detto una frega di parolacce. Va bene, ci sono anche i bambini. Lo scherzo è stato fatto da Ilaria ed Alessandro che sono qui. Grazie, guarda. Ma figurati, grazie. Per tanto poco. Comunque cagnolo guaglione nel costume è buono, capito? Cambia il ragazzo, dico, capito? Sì, ho capito. Vabbè, va bene. Grazie, un applauso da tutti e ci vediamo alla prossima, ciao. Ciao. Thank you.
siamo insieme al sindaco di Pietranico, Francesco Del Biondo. Buonasera sindaco. Buonasera. Incontriamo in un comune nuovo di zecca. Sì, siamo particolarmente orgogliosi, sono particolarmente orgoglioso perché questa è un'opera, diciamo, che parte dal primo mandato in cui sono stato eletto sindaco nel 2013 e arriva fino a pochi mesi fa, il 16 giugno, in cui abbiamo fatto l'inaugurazione di questa sede. Ripeto, sono orgoglioso perché abbiamo fatto un'opera straordinaria, perché è la casa dei cittadini, non è la casa, diciamo, dei nostri privati, ma la casa di tutti. Abbiamo realizzato un piano in più, abbiamo messo gli infissi nuovi, ma soprattutto abbiamo messo un cappotto. Il grande pregio di questa struttura è che abbiamo fatto un adeguamento sismico importante, perché era un'opera comunque danneggiata dal sisma, e siamo completamente indipendenti, perché in caso di interruzione di energia elettrica abbiamo un generatore completamente indipendente. E siamo orgogliosi di aver offerto questa casa di cittadini, che rimarrà comunque un'opera pubblica per il paese. Pietranico è piccolo ma sorprendente, ha tante bellezze artistiche ed enogastronomiche, ed è un territorio soprattutto vocato alla coltivazione del vino da sempre. Quanto è importante per l'economia di questo paese, ma anche per il turismo? È importantissimo perché, come dicevo prima, siamo una comunità piccola che siamo sicuramente ci dobbiamo indirizzare al turismo. Pietranico è documentata dalla storia, dalle carte, insomma. Abbiamo delle vasche in pietra che non possiamo purtroppo trasportare da qui a un'altra parte, erano in mezzo a dei vigneti e sono stati fatti dai nostri avi, dalla nostra generazione, che avevano una grande passione per la coltivazione. Pietranico era molto ricco, era pieno di vigneti, abbiamo sempre prodotto ottimi vini. Addirittura dalle documentazioni storiche risulta che fornivamo le uve ai fratelli Branca, quindi questo è per noi un grande vanto. Ci sono delle ottime aziende, i vini vinicole, che sono venute qua, hanno capito che c'è un'ottima possibilità, ci stanno dando anche una pubblicità indiretta che ci fa sempre bene, e noi le aiutiamo per quello che possiamo fare, perché ci sviluppano comunque. Certo, e allora aiutiamo ancora di più Pietranico con una domanda che faccio sempre ai sindaci, non posso esimermi nel farla a lei: uno spot per Pietranico. Perché venire qui? Perché venire a visitare questo luogo? Venire a Pietranico significa raccontare, fermarsi un attimo in tranquillità, in tutta armonia, raccontare un pezzettino di storia del nostro Abruzzo, della nostra Val Pescara, e soprattutto stare in quella serenità a 600 metri e vivere una giornata veramente tranquilla all'insegna di quelle tradizioni, di quella storia e di quell'identità e di quella ospitalità di cui siamo veramente orgogliosi. Pietranico è un paese ospitale e vi aspetta. Potrei dire mille parole, ma una visita a Pietranico è quella che riesce ad edificare il tutto. Grazie, grazie infinite Francesco Del Biondo. Grazie a voi. Dammi le luci proprio quelle romantiche, però, se no qua la gente arrabbia. Grazie. C'è pure una bella luna. There is a beautiful moon this night. Sta là sopra, yes. Freddy, perché ieri stavo là, sai come cazzo si sposta sta luna. And now the end is near, and so our face the final curtain. My friends, sono insieme al Comitato Feste di Pietranico, che ha organizzato una riuscitissima festa. Vi chiedo i nomi al volo: Ilaria, Marica, Emanuele, Alessandro, Alex, Domenico, Gianluca. Ilaria è la presidentessa del Comitato Feste. Un piccolo bilancio di come è andata, come sono andati questi due giorni? Beh, è riuscito quasi tutto. E questa sera proprio alla grande, il tempo ci ha appoggiato, quindi siamo più che contenti. Voi siete un Comitato Feste molto giovane, vi occupate da un po', vero? Da qualche anno? Sì, noi siamo 3 anni fissi noi, e poi abbiamo avuto qualche cambiamento, però 3 anni siamo noi. Di organizzare la festa della Madonna della Croce, vero? Che si festeggia 2 volte l'anno. Sì, a maggio e a settembre. Maggio il 2 e il 3, e invece a settembre il 13 e il 14.
Senti, ma è bello che siate così giovani. Io voglio sapere chi è il più grande, il più vecchio e chi è il più giovane. Sì, il cameraman ti ha subito inquadrato, eppure non sembri proprio anziano. Meno male. Almeno con i ragazzi non faccio brutta figura. No, io sono il più grande, ho 40 anni e sono molto contento di collaborare con questi ragazzi che sono veramente molto attivi, precisi, ecco, perché le manifestazioni da questi anni con la loro gestione si svolgono in un modo ottimale. Il più giovane chi è? Voi siete più giovani, vero? No. Chi è? Voi due quanti anni avete? 18. 23. 18. Insomma, il fatto che sia un comitato giovane vuol dire che c'è ancora un grosso attaccamento al paese, vero? Sì, sì, il paese è il punto di riferimento per tutti noi ragazzi. In Pietranico siamo un po' fuori dalla normalità, abbiamo circa mezz'ora per arrivare a Pescara, quasi tutti andiamo a scuola e lavoriamo nel lato del pescarese e del chietino, quindi stare in paese è una logistica abbastanza importante sia di spese che di alloggio e quant'altro. Quindi bisogna amarlo per tornarci. E noi lo amiamo. E voi lo amate, allora viva Pietranico, viva il Comitato Feste Giovanile. Giovane super attivo di Pietranico, complimenti ragazzi! Yes! Grazie Pietranico! Grazie! Grazie Pietranico! Una serata che non dimenticherò facilmente, spero anche voi in senso positivo! Io ringrazio il Comitato Feste, ringrazio tutti coloro che hanno voluto fortemente questa serata e facciamo un applauso forte, grazie, grazie per all'amico Fabio Di Michele, De Micheli, e grazie a voi tutti per questa opportunità. Un applauso più forte a quelli dell'Olivieri Small Band, alla batteria Danny Manzo, al basso Roberto Pace, pianoforte e tastiere maestro Marcello Pagliaricci, alla chitarra Giulio Galli e la voce The Voice, eccolo qua, Raffaele Di Nicola, grande! E naturalmente un grazie più grande a voi amici che siete stati fino a quest'ora insieme a me, e mi raccomando, seguiteci anche in televisione, ogni martedì alle 22 va il meglio di quello che succede in ogni paese che andiamo a toccare, e questa sera siamo stati qui a Pietranico e vi faremo sapere quando andrà in onda. Comunque se la seguite probabilmente a ottobre, perché ci sono altre serate prima, ci sarà anche la puntata che abbiamo realizzato qui a Pietranico sia stasera che oggi, girando il paese con tutte le sue caratteristiche e il suo territorio. Grazie, vi voglio bene, vi aspetto in un altro spettacolo. Quando vedete un mio manifesto venite a trovare, perché sicuro c'è da divertirsi. Grazie a tutti, ciao, grazie agli amici che mi sono venuti da fuori Italia, buon rientro e buona estate, ciao!